Bella a tutti ragazzi, eccoci qua su Mafia Definitive Edition. Siamo entrati nel bar, nello scorso episodio eravamo in fuga, adesso siamo entrati e dobbiamo guardarci intorno. Intorno, dobbiamo guardarci intorno, non so, qua dice guarda intorno. Oh, c'è un qualcosa qua, perdiamo. Prohibition is to say. Leggi nota, bla bla bla, indietro. Tassista, te ricordi? Che è sta roba? Figurine tenute? Beh, le figurine, mie. Genealogia. Ah, con Polly o Sam devo tornare, vabbè. Torniamo qua. Raggiungi Polly. Polly, vorrei bere un bicchiere di latte. Ma come me ne devo andare? Oh! Ma io volevo bere un bicchiere di succo ace. Parla con Vincenzo. Vincenzo, vieni qua! No, questo. Vincenzo, vieni. Dobbiamo parlare. Io e te. Apri un poco la porta. Vincenzo. Dammi qua, saltiamo il filmato. Tanto lui è quello che ci dà. Tom, vieni. Una figurina. Mia. Dammi qua, le piglio tutte io. Uno di 20? Ma come uno di 20? Ma sempre uno di 20? Ancora? Pulp Fiction. Non prendo nulla, no, tranquillo. Andiamo, parla con Ralph. Ah, questo è il garage dove dobbiamo. Ok, questo è l'altro. Meccanico, quindi abbiamo quello delle armi, quello delle. Mamma mia, spaccato tutto. Saltiamo. Vent'anni fa, quindi siamo nel 30, siamo. Che giorno siamo? E non me lo dice. Ah, ok, quindi non me lo dice. Vabbè, 1930. Cicchetto di gin artigianale, ma ora ho smesso. Quella roba ti uccide. Non devi più andare alla cieca. Grazie a noi puoi bere roba di qualità. Buono a sapersi, grazie. Ma posso mettere l'imitatore o no? Ci limitiamo solo agli alcolici, Tommy. Pensa ai posti che riforniamo. Le ragazze che li frequentano, le tavole migliori, Oh, ma non va avanti, le strade eh. più calde. È uno stile di vita. Per ora penso solo a rovinare la giornata al bastardo che ha rovinato la mia. Certo. Subito così sono diventato un mega Settimana criminale sono così, con lui. vabbè. Ci sta, ragazzi. Ci sei tu a proteggermi. Andrà tutto bene. Se qualcosa va storto, cerca di non farti vedere in faccia. Oppure Esatto. picchiali così forte da fargliela dimenticare. Guida fino al bar di Morello. Ehi, suona, Sul suona. territorio di Morello. C'è un confine preciso tra la sua zona e quella di Salieri? Beh, non proprio. Ogni tanto si prende o si perde un pezzo.
anche se in generale noi gestiamo Little Italy e i suoi lavorano a North Park e dintorni. Tu cammina sul marciapiede sbagliato o nel lato sbagliato della città e avrai subito voglia di essere Don Acciapatti. E te ne accorgerai molto. Dai! A sbucare fuori dagli angoli per fissarti. C'è un poliziotto a piedi. Ok, ci manca poco. Usciamo! Pesci piccoli. Tocca a te distruggergli le auto. Mandagli un messaggio. Certo. Perché vieni anche tu? Così non ti sparano. Ma come così non ti sparano? Va bene. Ora piano. Ce la fai a fare piano, no? Ecco, bravo. Sai che hai... Piano piano. Arriverà il tuo turno. Piano piano. Appunto. Devo andare di qua? Che devo fare? Entra nel parcheggio. Ma chi sei? Vuole sapere chi è quell'imbecille che ti ha messo le guardie qui? Dino, è stato Dino. Scendi, scendi. Fammi capire, Salieri ha sparso l'uomo in tutta la città per colpire Morello e Dino ti ha messo a guardare le macchine. Che devo fare? Prendere la guardia alle spalle, B, per tu dire. Ok. Distruggi le auto. E come faccio? Vai, vai, spacca tutto. Ehi, lascia stare la macchina. È giunta la paura. Faremo i voi. Hai deciso di morire? Oh. Dai, eh. Ah, ma non... Ah, non mira. Viene promotore B per rimirare con la Molotov. Eh sì, ma io c'ho poca vita adesso. Avrà sentita l'intero quartiere. Io non lo so, posto dove. Ce ne dobbiamo andare, prendiamo l'auto di te. Come sai che questa è la sua? Ok, due stelle. Vicino alla zona di Morello. Sfonda anche il cielo. Dobbiamo scogliercela prima che arrivino gli sbirri. Ci sparano, pare, vai! Tornate qui, vai. Bastate! Gli agenti stanno convergendo. Devo tornare indietro, ma io giro a destra. I piedi piatti. Allora, che si fa? Schiaccia l'acceleratore e schizza via tutta birra. Ok, ci sto. Sono incazzati. Ma non facciamole diventare incazzate neri! Da qualche parte non sparca. Voi cercate, prima o poi salterà fuori. Stai cercando di... Ok, uso la minimappa per evitare le pattuglie. Gli vado dietro. Oh, porco! Mamma mia, li hanno visti!
Aia, dai, 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 scappa, 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 scappa. Non portare gli sbirri al bar di Salieri. Ok, scappiamo. Ok, mi hanno visto. Ma come seminati? Ma come seminati? Cacchio, sono quasi riparato. Comunque abbiamo fatto il nostro primo lavoro. Ok, limitatore, perfetto. Bisogna solo premere, non tenere premuto. Fico, andiamo sotto il fiume. Fa per me, fa per te, fa per chi lo sa. Gli amici di Dino per poi rubargli l'auto. No, mi sono fatto notare rubando le auto. E quando gli sbirri mi hanno baccato, non ho mai cantato. Poi un giorno mi sono ritrovato nel piazzale dietro al bar a chiacchierare con Vincenzo. 10 anni dopo sono ancora qui. Anche se ora devo vestirmi bene e venne un vecchio bastardo. Ho sempre pensato che per entrare in una famiglia servissero più contatti. Un fratello, uno zio. È così. Tipo se sei un cugino oppure ci sono case come Carlo. Suo padre lavorava col Don. Che inizia così, gode della massima fiducia. Ma molti di noi vengono direttamente dalla strada. Senti. Andiamo di qua. E poi ci facciamo un bicchierino. Beh, non ho impegni, quindi. Che è successo alla macchina che vi avevo dato? Ti abbiamo portato questa qua che è più bella. Sì, è rotto il finestrino, però va di più. Un colpo d'aria no, ma un colpo di qualcos'altro sì che uccide. È ancora con te? Così sembra, sì. Va a entrare prima Pauli. Salta il filmato. E abbiamo fatto anche una festa infuocata, ragazzi. Noi finiamo qui. Spero questo video vi sia piaciuto. Come sempre, commentate, scrivete un commento, lasciate un bel mi piace. E noi ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Ci vediamo. Ciao, ciao, ciao. Mi dici ciao.